Il 18 gennaio 2020 ho presentato in questo teatro Mesmerized, la ricostruzione di uno spettacolo di magia del Settecento, ospitato dal circolo magico Blink di Dronero, in provincia di Cuneo. In apertura ho presentato questa rampa di legno, inventata dal più grande divulgatore scientifico dell'epoca, l'Avatar Nollè, Un giocattolo che sfida la forza di gravità, descritto nel terzo volume delle sue lezioni di fisica sperimentale. Appoggiata su questo dado, la rampa è orizzontale. Togliendo il dado, diventa una salita. Se appoggio questo doppio cono in fondo alla discesa, l'oggetto viene come risucchiato verso l'alto, vincendo la forza di gravità. Invece di cadere dall'alto in basso, il doppio cono rimonta magicamente dal basso verso l'alto. Per il cono deve essere una sensazione da sballo. Viene da chiedersi... Che cosa proverebbe un essere umano a vivere la stessa esperienza? Per scoprirlo basta ripartire dal teatro di Dronero e dirigersi verso Roccabruna, lungo la provinciale 122. Il luogo incantato è distante 4 km e lo si raggiunge in 5 minuti, ma la magia del cinema ci consente di accelerare la pellicola e impiegarne uno solo. Mentre io guido per voi prendete carta e penna e segnatevi queste coordinate GPS. 44,486537 nord, 7,322916 est. Vi ho appena svelato dove si trova uno degli angoli più sorprendenti del pianeta. Ecco, quello è il bivio che cercavo. A destra la strada sale a Rocca Bruna, a sinistra scende verso Sant'Anna. Io invoco quella che scende. Dopo aver percorso una trentina di metri, metto l'auto in folle e avviene l'incredibile. Invece di proseguire la discesa, la macchina viene risucchiata verso l'alto, rimontando all'indietro la salita. L'esperienza dell'incredibile, e funziona esattamente come quella del doppio cono. Sono entrambe illusioni ottiche, ma mentre Nollet ha progettato la doppia rampa come esperienza didattica e museale, la salita in discesa di Roccabruna è uno scherzo della natura, una sorpresa spontanea, la prova che il mondo è un museo delle meraviglie, senza pareti.